Okay, fuck it, I lied. It's drum and bass. What you gonna do? Bentornati tutti su Cave Story Più, io e Medusa. Ehi, belli. Perfetto. Allora, in questa parte continuiamo e spero finiamo Bushlands. Quindi, dunque, avevamo chiesto a Malco di farci una bomba. E credo che ora dovremmo andare a parlare con Kazuma ancora una volta. Cosa? Usare una bomba su quella porta? Credo che sia una possibilità da tenere in considerazione. Quindi, adesso stai cercando per i materiali per farla. Hai detto gun base? Aspetta un attimo. Ecco, prendi questo. La gun key, che aveva di tutto dentro sto shelter. Non si capisce perché dentro quello shelter lì c'è di tutto proprio. Oh my god. E boh. Se tu sei imprigionato dentro uno shelter ti lasciano due chiavi, cioè mi sembra giusto, no? Penzolava dal muro, ha la parola gomma scritta su di essa, gun. Credo che può essere che c'entri qualcosa con quello. Sto contando, cioè conto su di te, ragazzo. Allora, intanto lassù c'è uno scrigno che adesso andremo a prendere. Dovrebbero esserci le prime espansioni del lanciamissili. In modo che anziché avere 10 come limite massimo di razzi da poter portare, ne avremo 15. E poi sempre a Bushlands ci sarà il secondo, la seconda espansione. Prendi quel triangolino! Sì, ciao, tornare indietro a prenderlo. Che palle. Devi resistere, Sara. È bruttissimo, voi non avete idea. No, qualcuno condivide la tua stessa sensazione. Madonna. Ma anche io di solito, cioè tipo adesso mi dà fastidio avere 19 di vita, ma non è che mi dà fastidio lasciare indietro i triangolini quando sono mazzato. Allora, qua, ecco, la seconda espansione dei missili. E boom, esce un mimiga random incazzato per i fiori rossi dal camino. Scusate. Così tranquillamente, no? Allora, i petali dei fiori rossi sono tutti sparsi sotto al letto. Infatti sto mimica qua è stato contagiato dai fiori rossi. Insomma, ci stanno facendo capire con un fiore rosso. Più o meno. E ci stanno facendo capire in tutti i modi che i fiori rossi fanno incazzare i mimica, ma ve lo dico direttamente io. Allora, pomp. Sì, questi qua sono dei cosi che poi in realtà c'hanno un segreto dietro, ma però non posso svelarvelo. Sono dei pomp che ti cadono addosso. Qua c'è un'altra life capsule. Ammazziamolo, speriamo che ci dia un cuore. No, ci ha dato dei missili. Ok, sempre a sinistra, cioè a destra. Non facciamo come Sara che confonde la destra e la sinistra. Dai, basta, smettila di spottermi. Non dire tutti i miei difetti alla gente. È divertente. Smettila! Faccio fare la stessa fine delle tombe. Divento tutto più. Anzi, adesso dirò una parola che dovrei per forza censurare. Ok. E vabbè, così ci metti di più a montare il video, grazie. Adesso lo dico di nuovo, il basta! Cosa, non devo più dire il Allora, fammi dire una cosa, ecco, anche il clou te lo dice. Allora, se tieni premuto il pulsante mentre vai su con un ventilatore, andrai ancora più in alto, ma grazie. Il basta! Adesso non lo censuro più, guarda. E se non lo censuri più mi arrabbio. Ecco, quindi non dirlo più, perché sennò non lo censuro più. Cosa? Non devo più dire quella parola là, di nome. Basta. Che ho pure failato, guarda. Ancora, cazzo. Sei un po' fuori allenamento, Rikun. Ascolta. Oh, ce l'ho fatta. Oh, ascolta. Usiamo la gun key qua. Ascolta. Basta. La stanza è chiamata non Gun. Gadget. Che figa. Open the treasure chest. Gun base. Ecco qua il primo materiale che ci serve. Arriva Misery, random Misery appeared. Carina. Ehi. Ancora tu. Ti ricordi di me? Esatto, al Mimiga Village. Ma I didn't notice all the time. Vabbè, non ci ho fatto caso, ma ora mi ricordo. Non sei quel soldato della superficie? Ancora questo soldato alla superficie. Tu non sei quella gragnocca. Miseria bella, dai. Non so come sei riuscito a rimanere vivo. Arriva Barry. E arriva quell'altro coglione a casa. Misery, what the fuck? Potrebbe essere ancora più forte di... Potrebbe essere anche più forte di te, Misery. È così? Gli fa una magia random. Vabbè.
Sarei bianco. E meno male che questo, questo soldato qui è tuo, cioè te ne devi occupare te. Fallo fuori stavolta di sicuro e vai torna, vabbè, fallo che fuori. Cazzo. Insomma, ha trasformato Balrog in una rana e se ci fai caso assomiglia, perché c'ha tipo le guanciotte uguali e le righe. E anche gli occhi. Anche sì. Gli occhi. Mm-hmm. Vabbè, questo qua è Balfrog, è un mini boss di scala. Balfrog. Hai capito il gioco di parole? Basta. Non è colpa mia, non l'ho fatto io. Hai capito il gioco di parole? Clitoride. Cazzo, saranno le censure più, sai. No, prima avevo bisogno dei triangoli e li ho presi tutti, contenta. Bravo, ora riprendili no, tutti. No, adesso se mi fermo lì a prenderli muoio. Ma prendili lo stesso. Dovrei usare il lanciarazzi e la prossima volta che apro la bocca gli sparo dentro il lanciarazzi. Vai, proprio l'arma gliela tiri dentro. Sì, 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 perché sì. Ti fa cadere le rane in testa, che schifo. Perché è una rana. Queste ranine qua poi si trovano solo nella battaglia con Balfrog. Vabbè. Guarda il danno che gli ho fatto col lanciarazzi, cioè. È tanta porca troia. Aia, troia. Aia, troia. Aia, troia. Cosa? La fancacca. Guarda con quanto è rimasto di vita, ma non è possibile. Ma che cazzo. Prossimo salto saremo morto, Balfrog. Boom. Wow. Ciao ciao. Ma da notare che Balrog e che hai un triangolino che ti... Ok, no, qua scompaiono per forza. Non c'è tempo dopo che ti viene la scritta hai sconfitto Balrog. Comunque, cioè, volevo dire una cosa che io non ho ben capito. Balfrog, cioè Balrog, cambia sempre colore. Cioè, tipo, ogni volta che lo incontri ha un colore un po' diverso. Che, tipo, boh, non capisco. Si abbronza? Sì, si abbronza, ok. Grazie, Sara. Se non ci fossi tu. Vabbè. Era per scherzare, io non sono una persona così stupida in fondo. Ma in fondo, in fondo. Ma in fondissimo. Grazie, brutto Mi prego. E adesso abbiamo la gun base. Dobbiamo prendere, vi ricordo, il carbone, la gun base e il jellyfish juice. Quindi, yay! Torniamo indietro a prendere il jellyfish juice che useremo per spegnere il carbone nella casa di Santa. Prendere il carbone, tornare, prendere un altro jellyfish juice. E poi prendi i triangolini. No. Tutta la gente che mi dice di prendere i triangolini, più siete e meno triangolini prenderò. Dai, che brutta merda. Esatto. Prendili. Oh. Madonna, quando vengo a casa ti ammazzo. Non puoi farci niente, Sara. Oddio, meno male che tipo sono finita nelle spine quando ero invulnerabile, sennò ero fottuto. Ok, no, tanto l'avevo appena salvato. Cioè, tipo, ho salvato senza rendermene conto, però ho salvato. Oddio, no! Bravo, Ricky. Sono immerso nei Kirby. Io sono immerso nella torta salata funghi e wustel. Vabbè. Basta. Basta, cazzate, quindi, basta. Io mi sbatto per il, bene, per il bene dell'umanità e di tutta l'isola. E, cazzo, ma come ha fatto a liberarsi? Sono io. Sì, esatto. Jellyfish Juice! Ehi! Ok, allora, con questo Jellyfish Juice io ti benedico e vado a prendere il carbone. Tutto in faccia il veleno delle meduse. Il Jellyfish Juice! Sara, quando verrai da me ti farò bere Jellyfish Juice tutto il giorno. No, Rikugun, no. Usare il Jellyfish Juice per spegnere qualsiasi tipo di fuoco, calore, qualsiasi cosa? Sì. C'è un pervertito. No. C'è qualcosa in mezzo alle macerie. Il carbone. Il charcoal. Il carbone. Carbon cacca. Ok, adesso dovremo prendere l'ennesimo jellyfish juice per la ricetta della bomba. Cioè, non so cosa c'entri il jellyfish juice con una bomba, però serve. Tanto pare. E direi che uso la bad line, però. Guarda, devo ruttare. Vabbè. Okay. Guarda le tue giuggiole come muoiono. Ti arriva l'esercito. Ti punirò quando sarò a casa tua, ti punirò violentemente. No. Sì. Guarda Sara come si incazza, guarda. Che brutto stronzo quando fa così, lo odio, lo odio. Io stavo dicendo della medusona comunque. Vabbè, adesso che abbiamo tutti gli ingredienti per la bomba. Cosa sai? Niente.
Vabbè, ora che abbiamo tutti gli ingredienti per la bomba, torniamo da Malco e facciamocela fare. Oh, adesso possiamo salire da qua direttamente. Eh sì, se no non potremmo andare di là senza. Cioè con il Jellyfish Juice, perché dobbiamo passare per il camino e quindi usare il Jellyfish Juice. Però ora che abbiamo attivato l'energia possiamo usare i tornadi, i ventagli per tornare di qua. Dio bong. Yay, ammazziamo la tomba. La tombstone. E go to Malco. Ah, io non so a che punto di video siamo, eh. Tranquillo, adesso dovremmo anche stoppare, sai? Vabbè, facciamo la bomba. Sì, non Allora, abbiamo fatto. inizierò a fare la bomba immediatamente. Turu 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 turu. È completa! La bomba. Che Bomba. è tipo una granata più che una bomba, però vabbè. Andiamo a piazzare la bomba davanti allo shelter di Kazuma. Quindi ci Yay! facciamo in tempo a farlo o dobbiamo fermarci? No, possiamo dire solo viva la figa e stoppare. Sicura? Sì. Allora dai, andiamo al blocco di salvataggio, tipo Super Paper Mario. E nella prossima parte faremo esplodere la porta dello shelter di Kazuma e così avremo finito Bushlands, avremo salvato Kazuma e finito. Evviva la figa. Quindi per E oggi è alla. tutto. Da Rikku-kun e Medusa, aspetta, non ti ho chiesto ancora la mitica domanda. Sara, cosa ne pensi di tutto quello che abbiamo fatto in sta parte? Che secondo me su è un fungo. Non è un p***o. No, è un fungo. Ok. Se vuoi può essere anche. Fai quel Vabbè, che ti c'è un piace. tizio che mi ha chiesto di salutarlo nel video, va bene. Ciao Termas, no, Tarmas 381. Ciao, tizio. Ho fatto felice una persona oggi, mi sento risoluto nella vita. Ok, ciao a tutti da Rikku-kun e No, Medusa. aspetta, aspetta, Ricky, aspetta. C'è Dimmi. una cosa importante che non ti avevo detto, un attimo. Su Ask, un tizio ci fa. Ragazzi, per favore, nella prossima parte di Cave Story potete chiedere all'altro cosa ne pensa di Dimesio? All'altro? All'altro. Chi è l'altro? Boh, forse dobbiamo chiedercelo a vicenda. Cosa ne pensi di Dimesio? Dimesio? Sì. Intende Dimensio di Super Paper Mario? No, Dimesio c'è scritto. E chi è Dimesio? Non lo so. Senti, fratello, scrivi. Senti, fratello, scrivi un commento qui sotto. Qua Ti sotto chiedi. dove? Qua sotto la mia scrivania. Basta, signori, stoppiamo. Direi che è il momento di fermare la parte perché stiamo degenerando. Ciao, brutti stronzi! Ciao.